Approda anche a Sassari il road show di Stefano Parisi, che sta attraversando tutto il paese per acquisire apporti e contributi dalle forze socio-economiche dell'Italia. L'ex direttore generale di Confindustria sarà in città il 26 novembre prossimo presso l'hotel Grazia dell'Edda alle ore 10. L'incontro, denominato Energie per la Sardegna, raccoglierà le adesioni del mondo imprenditoriale, universitario e associativo, una comunità che intende apportare proposte concrete da offrire alla politica, in troppi casi distante dai reali problemi del territorio. A presentare il convegno nel corso di una conferenza stampa, Marco Di Gangi, in quanto coordinatore del gruppo di lavoro, al quale hanno aderito Azione Sardegna, Azione Alghero, Auxili Domani, Circolo Popolare Europeo, Alleanza Popolare e l'Altra Europa. Un'area liberal popolare alternativa alla sinistra e ai populismi che intende raccogliere idee, proposte, studi, in pratica energie, per costruire un futuro, quello della Sardegna. Non a caso, durante la convention di sabato sono previsti interventi nel mondo delle istituzioni, delle imprese, dell'associazionismo, della sanità, del turismo, dell'innovazione tecnologica, dell'ambiente, dell'economia e dell'agroalimentare. Marco Di Gangi ha anche tenuto a sottolineare che non è un incontro in cui si parlerà di riforme costituzionali. La concomitanza è assolutamente casuale, ma sentiamo un breve intervento dallo stesso coordinatore Marco Di Gangi. Questo è un incontro di respiro regionale. L'auspicio era che si svolgesse in una posizione più baricentrica, si era pensati inizialmente ad Oristano, ma ragioni di natura proprio organizzativa non lo hanno consentito. Stefano Parisi si è fatto un'idea della Sardegna? Stefano Parisi si è fatto un'idea della Sardegna anche perché noi gli abbiamo fatto arrivare del materiale che è stato elaborato a tal fine, con l'individuazione di quelle che sono, insomma, i vari contesti, le varie criticità, le varie opportunità, le cose che si possono e si dovrebbero fare, per cui lo abbiamo messo nelle condizioni di approfondire queste tematiche.